Gianni, oh, ho un problema. Dimmi. PC di casa, quello che uso per fare tutti i montaggi, le cose, zoo, andato, finito, morto, distrutto. Dimmi un devo cambiare, mettere qualcosa di potente. Ma guarda, se ci muoviamo subito, ho io quello giusto, ti ci porto immediatamente. Adesso, andiamo subito. Me lo fa subito? Subito. Andiamo. Oh, siamo arrivati, eh? Siamo arrivati a Parma. Guarda dove ti ho portato. Quello è il mago del DOS. Vieni. Mago di DOS. Guarda. Sai che sono emozionato? Guarda dove ti ho portato, Permesso? Oh, buonasera. Sono Pippo, piacere. Ciao, Nicola. Ciao, Nick. Ciao, Johnny, ciao. Tutto bene? Tutto a posto? Siete arrivati? Tutto tranquillo? È arrivato anche un Babbo Natale. C'è anche Babbo Natale, hai visto? Io vi guardo 24 ore su 24, vi ascolto! E come siamo dal vivo? Siamo più belli dal vivo! Mamma mia, siete splendidi! Qualche giorno fa, sì, così su Instagram ho detto, devo rifare il computer, ho detto al mio amico Johnny, non ce la faccio più a montare col mio PC vecchio di una volta, dai, fammi provare qua. E sono venuto qua adesso a Parma, al mago di DOS, nel tuo mondo. Nel mio buco. Nel tuo buco? E questo qua dovrebbe essere o è il mio computer? Questo allora non è ancora il tuo computer. Infatti è vuoto. È vuoto, com'è? Però fra poco sarà il tuo nuovo computer. Qui abbiamo tutti i componenti per il tuo nuovo PC. Sì. Questo che hai in mano cos'è? È una ventola di raffreddamento. No, questo è un alimentatore. Lo sapevo. Anche di quanti watt? 750 watt. 750 watt? Sono 750 watt. 750 watt! Levante 240. RGB? Sì, aspetta, qui sono ancora un po' in inglese, sono bravo. Cooler, quindi raffreddamento della CPU. Esattamente. Ed è oltretutto raffreddamento ad acqua! Giusto? Esattamente. Questi due prodotti sono due prodotti nuovi di XPG. XPG, ok. Esatto, che ci aiuta sempre in tutte le macchine che facciamo. E... guarda, posso dirti una cosa, è importante perché è scritto per Palmieri Giuseppe. XPG. Dopo il raffreddamento andiamo sulla CPU. Questo signore, questo è il cuore del computer, la CPU. Questa qua lo dico io perché sono un esperto. Questa è un Ryzen Scanfer 7. Ryzen 7 AMD. Scanfer. Cos'è? Esatto. Vai. Ryzen 7 3700X, 8 core 16 thread. 8 core, quindi 8 okay. Cuori, 16 thread. Cos'è il thread? Ancora il core ci arriva, il thread no. Il thread è l'operazione che fai con il core. Tu con questo processore puoi fare due operazioni per ogni singolo ciclo di core. Quindi con un core puoi fare due operazioni simultanee. Perfetto per video editing. Quindi si vede molto con una frequenza molto molto fluida. Puoi caricare tutto quello che vuoi. Vabbè, per me serve lavorare molto con After Effects, queste cose qua, posso utilizzare abbastanza... Nella nuova versione della suite Adobe è stata implementata la funzionalità per Ryzen. Quindi sono state inserite le ottimizzazioni per Ryzen. Questo ovviamente andrà montato su una scheda madre. Dai, questa è la scheda madre che è... signori, io me ne intendo di queste cose. Questa è un MPG X570 Game Edge Wi-Fi Gaming, capito? Gaming! Dai, spiega tu, questa qua deve essere una delle... È un'ottima scheda madre, di fascia medio-alta. Ok. Non è il top di gamma, ma non è siamo medio-alti. Quanto sei alto? Io sono alto uno e poco. Io sono alto 1,70, quindi tu sarai 1,68. Sono 1,70. Sono 1,70. Ehi, quando dico che sono 1,70, sono 1,70, sono un centimetro più basso di Paolo Noise, 3 centimetri più basso di Marco Mazzoli, quindi non sono il nano dello Zoli 105. Welcome to the zoo. Fascia medio-alta, dicevamo, non è il top di gamma perché non avevamo bisogno di prestazioni estreme. Esatto. Per quello che riguarda, non abbiamo Ryzen 9, quindi va benissimo. Cosa molto importante è il wifi integrato, quindi puoi metterla dovunque tu vuoi.
una marea di porte USB, una marea di porte SATA, puoi collegare veramente tutto quello che vuoi, supporta fino a 64 GB di RAM, veramente incredibile. Ecco, RAM, aspetta. Questa è bellissima, questa qua è tutta RGB. Sai cosa vuol dire RGB? Vuol dire rosso, giallo, rosso, green e blu. Allora, quindi dicevi che questo può supportare fino a 64 giga di RAM. Qui adesso ne abbiamo 16. Però 16 con un clock molto importante. Con 3200 MHz. Le mie vecchie sai cos'erano? 8 MHz. Sai quante ne ho adesso? 32. Archiviazione, abbiamo un SSD. Sì. Questo devi dirlo bene, però. Sì. Sai cosa vuol dire NVMe? Adesso mi stringi la mano se indovino. È fatta di nanoparticelle, nanotecnologia. NV, non valu. Non... Cos'è? È un protocollo di trasmissione. Ah, ok, vedi, okay. Un cazzo. È un SSD PCI Express. Sì. SX8200 Pro di Adata, che è una garanzia. Sì. Montando su tutte le macchine che faccio. Anche questa è per Palmieri Giuseppe. Esatto. XPG. È sempre della stessa famiglia delle RAM. Delle... Una volta si metteva l'hard disk. Cioè adesso parlo ai portali. Una volta si metteva l'hard disk, tipo questo. Questo hard disk. Adesso questo qua è il disco di avvio adesso attuale, esatto. Quello iperveloce. La sera accendiamo il computer e il tempo secondo te quanto? 10, 15 secondi, 20 secondi acceso? 8 secondi. 8 secondi. Fumagazzi, 6, 7, 8 secondi. Questo sarà il tuo disco principale, sì. E quello su cui lavorerai con tutti i tuoi dati. Manca l'ultimo pezzo, anzi gli ultimi due pezzi. Secondo me una cosa in cui ci tenevo tanto era la scheda video. Esatto. Qual è? Questo è il pezzo forte? Potrebbe essere questo pezzo è uno forte. Dei due pezzi forti, perché uno è questo e l'altro è il processore. Questa scheda cosa fa esattamente? Allora, questa scheda è il top di gamma attuale di AMD. Ah, ok. Radeon RX 5700XT, sì. Top di gamma, sì. È paragonabile a una 2080 di Nvidia. Ok. Quindi fascia molto 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 alta, okay. 8 GB di VRAM dedicata, puoi fare tutto. Supporta già PCI Express 4.0, è la prima scheda video del mondo a supportare PCI Express 4.0, che è un nuovo protocollo di trasmissione dati, okay. Che rispetto a PCI Express 3, che è lo standard attuale, consente una banda passante molto superiore. Devo chiedere una quindi cosa, elaborazione dati molto più veloce. Devo chiedere una cosa a un amico mio che non so dove sia, tipo Johnny! Sì! Tu ce l'hai 4.0? No! E poi tutta questa robina qua dobbiamo buttarla qua dentro. Dobbiamo adesso. Buttarla qua dentro. Case di MSI Vampiric 011C, mm-hmm. In versione sobria AMD. Siccome sponsor principale di questa build è AMD, andava tutto in tema. Okay. Case principalmente, essendo la scatola che va a contenere tutti i componenti, se non richiama il brand. Ci piace, AMD va bene, abbiamo un po' di brand da ringraziare, mi sembra comunque sia, eh? Bene, ok, si comincia. Allora Pippo, tu hai mai assemblato un PC? Mai! Vuoi provare? No, provaci tu. Guarda che è semplicissimo. Fammi vedere. Non ci credi? Vai. Guarda, è semplicissimo. Visto? Sei un mago. È un attimo. Sei un mago. Vuoi provare tu adesso? Sì, dai che lancio il processore. Ok. Nicolas, è così semplice? È semplicissimo. Che proprio lancio e si assembla da solo? È come bere un bicchiere d'acqua. Vado. Vai, tranquillo. Facilissimo, adesso tocca la RAM. Pronto? Vai. Ok, adesso facciamo le Sei cose serie. Sei stato bravissimo. Sì, adesso mettiamo nel case. Adesso lo mettiamo nel case, dai. Mi sei mancato tanto. Che bel case che sei. Sì. Dobbiamo finire di montare il PC. Ah, vabbè, pensaci tu adesso, certo. Dai Nicolas, vai, vai. Ok. Oh,
po' stanco, però la schiena anche, la schiena un po' distrutta, ma Ale che meraviglia. Questo è il tuo nuovo PC. Grazie. Adesso puoi fare di tutto. Sì. Puoi divertirti a montare i video più pazzi che ti vengono in mente di montare. Sarà fatto la prima cosa, certo, sarà e quella poi lì. Puoi divertirti a giocare, editare, fare di tutto. E senti, posso fare un po' di ringraziamenti? Assolutamente. Grazie Nicolas. Sì, il mago di DOS. Ringraziare anche AMD, ringraziare anche MSI e XPG. Grazie di cuore, questo qua sarà questo è un bel regalo di Natale. Eh sì. Volevo chiederti una cosa, riusciamo a cambiare case? Lo voglio tutto rosso.